Naso chiuso e gocciolante, raffreddore e mal di gola, colpa dell'improvviso e repentino calo delle temperature. In questa settimana si stima saranno 60-70.000 gli italiani colpiti da coronavirus e adenovirus. Si tratta di una cifra superiore alla media del periodo, non ancora quindi la vera influenza che arriverà prima di Natale. Parliamo di virus cugini che possono però dare alcuni fastidi come naso chiuso e mal di gola. A spiegare le conseguenze dell'ondata di freddo che ha colpito l'Italia e l'Università agli Studi di Milano. Non si può fare molto contro questi virus, meglio però lavarsi spesso le mani, vestirsi a cipolla e usare un'automedicazione responsabile. Automedicazione che deve intervenire sui sintomi. Sono comunque già partite nelle regioni le campagne di vaccinazione anti-influenzale. Campagne che negli ultimi anni hanno subito un calo di adesione, mentre sono l'arma più importante contro il virus dell'influenza vera e propria.